E io farei un altro bel applauso alle forze dell'ordine perché io ogni volta che vado da qualche parte, anche quando ero sindaco, anzi bisindaco, perché ho fatto sia il sindaco a Cittadella che a Padova, e anche quando ero parlamentare, e lo faccio anche adesso da presidente della Lega Veneta. Ogni volta che vado a una manifestazione, ogni volta che incontro un carabiniere, un poliziotto, la guardia di finanza, e comunque uno dei tutori dell'ordine, mi fermo sempre a salutare dalla mano perché, guardate, io continuo a dire e ripetere, loro fanno un lavoro, sono veramente i nostri angeli protettori, se non ci fossero loro, ne parlavamo anche prima, anche a livello territoriale, che loro sapete hanno la competenza di carattere territoriale, invece la polizia più, ecco, nelle città, se non ci fossero loro che ci coprono le spalle, ci controllano le strade, le nostre case di giorno e di notte, non so dove andremo a finire veramente. Quindi rendiamoci conto che loro lavorano con un grande impegno. Molte volte con degli stipendi che non sono assolutamente adeguati, molte volte anche con dei mezzi che non sono adeguati al loro lavoro, quindi noi dobbiamo essere solamente riconoscenti per quello che fanno ogni giorno per noi e non girare la testa dall'altra parte, magari come qualcuno fa. Ringrazio ovviamente Giulia e la sezione che ha voluto affrontare un tema direi molto delicato ma estremamente attuale, è attuale purtroppo da troppi anni e lo sarà anche nei prossimi anni e probabilmente sempre di più anche. Magdi, ci conosciamo da una vita, da tanti anni, abbiamo fatto molte battaglie. Anche politiche assieme. Io l'ho sempre apprezzato perché comunque lui ha maturato nella sua vita una scelta importante, non facile, molto difficile, una scelta che lo condiziona nella sua vita attuale, perché lui ovviamente con quello che dice, con quello che fa, è oggetto di possibili. Anche ovviamente non succederà mai, ecco. Però sapete che quando uno dice quello che pensa, lo fa come lui ed esce da un certo tipo di percorso, può essere un obiettivo, ecco, sensibile, diciamo così, per usare una parola, ecco, non molto pesante. Quindi dovete apprezzarlo ancora di più perché lui lo fa portando avanti una convinzione e lo fa pesando sulle proprie spalle, perché ovviamente questa sua condizione lo limita dal punto di vista personale, nelle cose che fa, perché ovviamente non è che può sempre girare tranquillamente, liberamente per strada come fa ognuno di noi. Quindi anche a lui ringraziamolo per il suo grande impegno. Lo fa anche poi non solamente facendo un lavoro di proselitismo con serate di questo tipo, ma anche ovviamente scrivendo poi dei testi, quindi lasciando anche una traccia di quello che dice, che è molto scomodo anche, però è estremamente attuale. E non è che dobbiamo ricordarci di quello che succede solamente quando vediamo un attentato, magari come quello di Barcellona, o come quelli che sono successi in Germania, ma potrei citare, ma ormai è successo in tutto il mondo. Ecco, speriamo che non succeda niente in Italia, però guardate che prima o dopo, ecco, diciamolo francamente, prima o dopo, io spero più lontano possibile, in maniera più indolore possibile, però prima o dopo colpiranno anche qua, perché è un fenomeno ormai che si è esteso a livello più internazionale. Non c'è nessuno stato che, se non collaborazionista, cioè proprio che, ma tutti gli altri stati dove c'è una cultura magari democratica come anche quella europea o negli Stati Uniti d'America, in altre zone del mondo, gli attentati ci sono e gli attentati, avete visto, sono cambiati perché mentre
una volta queste cellule terroristiche erano organizzate in un certo modo, utilizzavano magari ordigni e bombe, avevano tecniche magari di carattere militare, no? Addestrati in un certo modo. Invece adesso questi tipi di attacchi terroristici sono fatti quasi da gente comune. Andiamo a vedere la loro storia, magari neanche dei fondamentalisti, cioè della gente che ha avuto un'istruzione o una cultura di un certo tipo, per cui portati, magari radicalizzati nel giro di pochissimo tempo, perché prima erano così delle persone, diciamo, tra virgolette, che facevano una vita normale, dopo di colpo radicalizzati e fanno queste cose. E la fanno, li fanno con dei mezzi, e questa è la cosa pazzesca, lo fanno con dei mezzi che sono reperibili in qualsiasi momento. Cioè, la cosa brutta di questi attentati terroristici è che non servono neppure più delle cellule organizzate che preparano gli attentati in un certo modo. Rubano un camion e fanno una strage in mezzo a una folla. Rubano un autobus e fanno questa cosa. Rubano una macchina e fanno così. Cioè, qualsiasi mezzo diventa anche di uso comune, diventa un mezzo pericoloso per fare attentati e strage di questo tipo. Quello di Barcellona è veramente incredibile, pazzesco. Pazzesco quello che è successo. Pazzesco anche il fatto che comunque, nonostante ci fossero le forze dell'ordine, e alla fine questo è riuscito a fare sono riusciti a fare una strage, capite? Quindi è anche difficile da parte delle forze dell'ordine contrastare questi fenomeni, perché sono fenomeni che avvengono tante volte senza neppure una grande organizzazione dietro. Capite cosa, come è cambiato il mondo e come stanno cercando di portare avanti quello che è il loro obiettivo principale, che ovviamente non è l'obiettivo, non è fare più morti possibile, perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di instillare la paura. Cioè, di instillare la paura, di far capire e fare in modo che noi cambiamo le nostre abitudini, che non usciamo più alla sera, che non andiamo più a passeggiare nei luoghi affollati, che non andiamo più a visitare le Ramblas a Barcellona, non andiamo più magari a Londra a fare una passeggiata, ecco, o a Parigi, o che non... Cioè, questo, il loro obiettivo è cambiare la nostra cultura e il nostro modo di vivere. Ecco. E quindi quello che è importante capire, ma insomma lo spiegherà questa sera Magdi, tanto da dove nasce questa cosa e perché questa cultura, che non dovrebbe essere, e questa cultura, insomma, questa religione, anche perché parliamo ovviamente dell'Islam, non dovrebbe essere radicale, ma come si è radicalizzata e come è diventata così estremista, e perché noi siamo diventati degli infedeli, va bene, tout court, cioè siamo sempre degli infedeli qualsiasi cosa che facciamo, e perché alla fine l'obiettivo è esportare questo loro modo di vivere, questa loro cultura anche nei paesi occidentali, cosa che non dobbiamo mai accettare. E io, anche quando ero sindaco, ho sempre cercato, e l'ho fatto in maniera anche molto decisa, di portare avanti quelli che sono gli obiettivi contrari, cioè che la nostra cultura democratica liberale, la nostra anche cultura di carattere cristiano, sia la base per l'apertura anche nei confronti di queste persone che vengono a vivere da noi, che noi continuiamo a ripetere che sono ben accetti se vengono per lavorare, sono ben accetti se accettano la nostra cultura, sono ben accetti se non vogliono imporre le loro regole in paesi e in nazioni come le nostre, che hanno ottenuto e hanno si sono conquistate un livello democratico per uomini e per donne, perché le donne poi dovrebbero essere ancora più, dico un termine pesante, incazzate. Va bene, dovrebbero essere ancora più dure nei confronti di quello che sta succedendo, perché questa cultura mette comunque la donna
in una condizione inferiore rispetto a quella del maschio. E noi è una cosa che assolutamente non vogliamo. E la cosa che mi fa ancora più arrabbiare è quando si fanno considerazioni, va bene, e le vediamo purtroppo, sapete, in televisione passa di tutto, su Facebook si scrive di tutto, quando passa il messaggio e qualcuno dice vabbè, ma anche 40-50 anni fa in Veneto le donne portavano il velo. Ma, cioè, ma cosa c'entra? Cioè, il problema non è portare il velo, non è quello, perché faceva parte ovviamente di un certo tipo di cultura, anche di un certo tipo, ma il problema è che quando le donne hanno ovviamente in maniera molto chiara dei diritti inferiori a quelli dei maschi. Io da sindaco quante volte ho visto e ho fatto delle cittadinanze, persone poi che hanno preso la nazionalità italiana, e le donne venivano, ve lo potrò dire anche Bobo, ecco, io ho avuto dei casi anche abbastanza eclatanti. Quando ero sindaco di Cittadella io ho bloccato la cittadinanza, è diventato un caso dopo, però sinceramente una persona che non riesce a malapena a parlare una lingua, e guardate che per ottenere la cittadinanza italiana non è che ci vogliono 10 anni, ce ne vogliono 13, perché tu ora che cominci insomma le pratiche passano i 10 anni, dopo non è, insomma ci vogliono 12-13 anni. Vuoi che in 13 anni uno non abbia imparato 2 acche di italiano, non sia capace di firmare quasi, va bene, e per leggere il giuramento parola per parola, va bene, magari con il velo, ecco, con ovviamente con il marito che la controlla per, cioè questo vuol dire che ha fatto 12 anni e 13 anni o tutta la sua vita chiusa dentro casa, che poteva malapena andare a fare la spesa. Ma non è questo il tipo di cultura che vogliamo per i nostri figli e le nostre figlie, eh? Attenzione, e non dobbiamo mai accettare che succeda che nelle nostre scuole, va bene, assieme ai nostri ragazzi, ci siano delle bambine che si tolgono il velo quando sono magari in classe o quando sono con gli amici, e poi per paura se lo mettono quando rientrano in casa, e che se vengono scoperte, come è successo in tanti casi, vengono rasate a zero, se non colpite, se non uccise, come è successo in molti casi, uccise magari perché avevano una storia di affetto, d'amore con un loro coetaneo, cosa bellissima, cosa lecita. Guardate che è pazzesca questa cosa, ma non c'è un caso, sono centinaia di casi, va bene, di persone anche chiuse dentro casa, va bene. Quindi non dobbiamo accettare questo tipo di privazione, non dobbiamo accettare una cultura di questo tipo. E ognuno di noi può far tanto. Ognuno di noi può far tanto, non bisogna mai girare la testa dall'altra parte, dobbiamo segnalare se ci sono situazioni di questo tipo, dobbiamo cercare di... Io l'anno scorso ho parlato con il vescovo, e lui mi raccontava che in segreto, pensate quante volte come succedono queste cose e cosa sono obbligate a fare certe donne musulmane che però vogliono abbracciare la cristianità e quindi diventare cristiane, perché ci sono persone che ovviamente hanno la conversione, come è successo a Matti, no? Che ha fatto un percorso e è arrivato a una conversione. Però per le donne questo processo è praticamente difficile o impossibile, perché non viene mai accettato, e devono farlo in segreto. Allora il vescovo mi ha confessato che gli è successo più di qualche volta, ecco, di fare dei battesimi, ecco, di alcune donne che gliel'avevano chiesto, che quindi sono diventate cristiane, però sono rientrate all'interno della loro famiglia, va bene, continuando a vivere come donne musulmane, e quindi in segreto sono diventate cristiane cattoliche. In questo caso, pensate che è una cosa pazzesca, vuol dire la mancanza di libertà, la mancanza di democrazia, la mancanza di tutto, di tutto. Quindi adesso vi saluto e vi ringrazio.
Ringrazio Maggi per questa serata, ringrazio Giulio. E continuiamo a tenere l'attenzione molto, molto alta e soprattutto non accettare da non essere buonisti, perché il buonismo penso che sia la malattia peggiore che esiste in Italia e in Europa, e così non è solamente per queste persone che vengono nel nostro territorio e vogliono imporre la cultura, ma anche per altre persone che vengono nel nostro territorio e voglia di lavorare non ne hanno. Se voi andate a Due Palazzi a Padova, va bene, basta che vi fate dare le percentuali o le presenze di cittadini stranieri all'interno delle nostre carceri, per esempio a Due Palazzi sono superiori ai 50, forse anche il 60%, ecco. Però non è che la popolazione straniera a Padova o in Italia è il 50-60%, ecco. Quindi ci sono tante di queste persone purtroppo che vengono qui non certamente per accettare culture e tradizioni e per venire a lavorare come hanno fatto i nostri nonni. Io ho parenti in Argentina, insomma, che sono andati per lavorare anche per sostituire gli schiavi nei campi, perché sapete qual è la storia del Veneto, no? Come tanti dei nostri parenti poi gli facevano vedere una cosa e poi andavano in Brasile e in Argentina a sostituire nelle piantagioni, ecco, anche di canna da zucchero gli schiavi che non c'erano più. Quindi altro che il sogno americano, altro che l'America, ecco, hanno visto tutt'altro. Però sono andati là con dignità per lavorare, si sono rifatti una famiglia e hanno portato avanti quelle che sono la cultura e la tradizione nostra. Sapete che di veneti ce ne sono molti di più che vivono all'estero di quelli che sono in Veneto. La proporzione è quasi 4-5 volte rispetto alla popolazione veneta che vive in Veneto. Però noi siamo andati all'estero per portare la nostra cultura, le nostre tradizioni e soprattutto il nostro lavoro, sempre nel rispetto del paese che ha ospitato i nostri nonni e i nostri genitori, e quello che dovrebbero fare quando vengono qua da noi. Grazie a tutti e buonasera.